Con l'uso di filati morbidi per la lavorazione dei cappelli, spesso la tesa tende a cadere e ho pensato di inserire un filo di supporto per modellarla. In genere si usa il rigilene, un nastro con un'anima in plastica che si trova in merceria o su internet. Io, non avendone a disposizione, ho usato una sorta di spago che avevo in casa, uno spago di plastica che ho comprato dai cinesi, ma che trovate nei negozi di hobbistica, di detersivi o in un qualsiasi negozio che venda questi articoli. La tesa è stata modellata perfettamente. Non usate fili metallici perché al lavaggio potrebbero rilasciare ruggine. Come potete vedere, il filo inserito mantiene larga la tesa. Vi faccio vedere brevemente come inserire un filo rigido per mantenere in forma un lavoro. Io sto terminando questo cappello da pescatore, poiché il cotone è un filato molto morbido e la tesa se ne scende, vado ad inserire questo spago che è un filo in plastica abbastanza, vedete, rigido. Mi vado ad attaccare nella parte del dietro dove ho la chiusura del giro e andrò a lavorare punto su punto tutto un giro di maglie basse e contemporaneamente assieme metterò all'interno del giro stesso questo spago di plastica. È molto semplice fare questa operazione. Avvicinare il filo al bordo del giro che dobbiamo lavorare. Ne porto un poco fuori così poi lo nascondiamo dall'altra parte. Entro in ciascun punto disponibile e vado a lavorare, vedete, passando sotto al filo il mio giro di maglia bassa. Ecco qui, questa è tutta l'operazione da fare. Faccio tutto il giro e vi faccio vedere il risultato finale. Durante l'inserimento del filo dovete tenere ben teso, vedete, il lavoro. Non dovete tirare perché deve assecondare il naturale andamento del lavoro. Mi raccomando, per la buona riuscita dovete lasciare il filo così come va. Vedete che io da quest'altra parte lascio libero il lavoro, non tendo a tirare come si è soliti fare. Ogni tanto stendete il lavoro facendo attenzione a non far sfilare la codina. Mano a mano che andate ad inserire il filo, mettete il vostro lavoro in piano, vedete, e deve aderire perfettamente al piano d'appoggio. Nel caso, stendete con le mani per far andare a posto i punti e quindi stendere il lavoro. Quando siete quasi arrivati alla fine, accavallate la codina in eccesso che avete lasciato all'inizio con quella che andrà a terminare il lavoro e inglobatela assieme nella lavorazione, di modo da tenerla ferma e non farla sfilare.
quando siamo quasi alla fine e quindi dovremo chiudere il giro, accavalliamo la codina iniziale con il filo che andrà a terminare, vedete, il giro, di modo che la lavoriamo assieme e il filo non si sfilerà. Teniamo sempre ben disteso sia il lavoro che il filo che stiamo inserendo. Di modo che da lavorarlo correttamente. Ecco qui, vedete? Io li vado a lavorare assieme. Dopo questo giro andrò a fare qualche altro giro di rifinitura perché devo continuare l'alternanza dei colori. E questo sarà il risultato dopo l'inserimento del filo, una falda bella distesa. L'eccesso di filo non lo vado a tagliare, ma poiché devo fare altri giri di rifinitura, lo andrò a lavorare all'interno dei giri stessi. Spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento e vi possa essere utile. Vi invito ad iscrivervi al canale se non lo avete fatto, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video.